Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky. Oggi, anche se ci deliziamo con un whiskettino, guarda caso, Ebbene sì. in realtà vi racconteremo un po' come è andato il nostro Roma Whisky Festival 2023. Bella esperienza. A tra poco. Eccoci, squadra Non Solo Whisky al completo, Lorenzo Giovannetti. E Arnaldo Maggiore Ergano. con noi lo spirito del Roma Whisky Dai, Fest. dai. È stato un periodo perché prima la Whisky Week, sì, poi il sì, Whisky sì. Festival, Sì, diciamo che è ma il stato un nostro fegato ha retto. periodo abbastanza faticoso, assolutamente, però pieno pieno di soddisfazioni, no? Sia per aver incontrato le persone che ci seguono, sia per Certo. aver parlato nuovamente con le aziende. Stiamo organizzando un calendario molto interessante Sì. di Di eventi. eventi per insomma, di degustazioni, insomma, ecco, degustazioni e Di altro. E che aggiungere? Ringraziamo un certo. po' tutto lo staff, l'entourage di Roma Whisky Festival. Quest'anno abbiamo effettivamente collaborato poi in maniera più che diretta con l'ufficio stampa dell'evento, per cui ringraziamo Francesca. Francesca, ringraziamo comunque Chiara Marinelli che c'è stata, insomma, appresso dietro. Ci ha sopportato Giampiero, Francesca, Giampiero, attenzione, Francesca, che sì. Francesca è il cognome. Lucia, Lucia insomma, è il nome. Lucia, sì, Lucia, che è quella che si è occupata dei social media. E, bello, bello. Ovviamente Laura e Andrea Fofi, insomma, Laura, Andrea Laura. Fofi, sì. Adesso non so se hanno lo stesso No, cognome. no, no, Laura Laura, Tancredi, Laura credo, Tancredi Tancredi. e Andrea Fofi, che tra l'altro siamo riusciti anche a intervistarlo, abbiamo Sì, reso un un volto volto, ha un nome, ora vedete un volto, abbiamo degustato il loro imbottigliamento molto interessante, ci è fatto piacere tanto avere il riscontro dalle aziende. Sì, ringraziamo in particolar modo Tutte le tutti, aziende, tutti, perché, tutti le aziende, tutte ma quelle che hanno collaborato, che hanno potuto sì. collaborare, certo. Ma Ma anche quelle che non hanno potuto, nel anche quelli che non hanno senso. potuto, però volevo soffermarmi un attimo sul signor Jacopo Poli. Ah, Jacopo, beh, allora abbiamo intervistato due proprietari di distilleria e un proprietario di brand, insomma, è stato emozionante per Jacopo, per Finn Thompson e per Jennifer. Devo dire, tre personaggi interessantissimi. Jennifer, perché pure lei mi ha ricordato un po' Guido Sciarpi quando diceva che io del giornale faccio tutto, e lei fa pure il bar e il Sì, mover. è vero, Jennifer, Finn sì. Thompson per le nuove generazioni Sì, è vero. di imbottigliatori, ci ha fatto assaggiare ragazzi, un Glenmore, era spettacolare. E vabbè, Jacopo Oli, so socio, io quasi so socio. Ho sbagliato il 18 col 24, mi sono reso conto dopo che loro fanno la 24 carati, però la bottiglia Poli è abbastanza identificabile no, dal tappo, proprio dal tutto il... Dalla bottiglia. Dalla bottiglia, sì, però dalla parte superiore, Sì, no? dal collo della Dal bottiglia. collo della bottiglia, mi viene Sì. dal tappo che è Sì. quello. No, anche il whisky poi viene imbottigliato nella stessa bottiglia della grappa, per cui è riconoscibilissimo. Sì. Volevo ringraziare anche tutti, da Jacopo Grossi, Ermoli, Tutti Davide quelli che hanno Romano, sì. partecipato, certo. Douglas, De Spiriti e Colori, Walter Walter Gosso. Gosso, Patrick Piazza, di Compagnia Francesco Grande. Ciucciù. Francesco Ciucciù, che ci ha raccontato Jack e Ci ha Daniel, dato il il sample, poi ve lo facciamo sample. vedere il sample. E poi chi altro? Se dimentichiamo Tutti, qualcuno, tutti. insomma, ci perdonerete di Sì. questo. L'anno prossimo cerchiamo di essere più strutturati e Sì. quindi di poter pubblicare una lista delle trasmissioni, Sì. delle dirette che faremo, così già sapete prima che alle 2 c'è quella, alle 3 c'è quella, alle 4 c'è quella, anche per le aziende, così si possono organizzare con masterclass e situazioni varie. All'inizio era questo il Il nostro primo 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 intento, è il stato primo fatto, primo ci abbiamo provato, ci però abbiamo poi provato, ma poi abbiamo è capito che era troppo. estremamente difficile, soprattutto se è non solo whisky che metti in scaletta. Il prossimo anno, se riuscissimo A a farlo collaborare direttamente, direttamente a con gli collaborare, organizzatori. sì, sarebbe diciamo, meglio Certo. e magari più organizzato. E che altro aggiungere?
Che altro aggiungere? Il solito bagno di folla con i nostri fan ci fa piacere. Sì, noi sì, ci emozioniamo sempre quando qualcuno ci viene a chiedere. Non ci disturbate mai. Quindi... una foto mi ha fatto due chiacchiere. Sorridere quel papà che ci ha detto: devo fare la foto mio per mio figlio. Ragazzi, devo fare la foto per mio figlio. E ci ha fatto assolutamente sorridere. Abbiamo bevuto tantissime cose buonissime. Sì. C'era tanta qualità, tante cose da scoprire, venite ai Whisky Festival. Non abbiamo, una delle cose più buone che ho assaggiato quest'anno è stato l'imbottigliamento di Claxton, di Hardmore, con Diego Malaspina, ringraziamo anche Diego di Whisky Italy. Non lo so perché insomma si prestava ai miei gusti. Hardmore, sì. Buonissimo Claxton, poi Arnaldo non mi stai dietro. Chinney abbiamo fatto, sì, un turbato economico ma molto interessante, un blended molto molto interessante, abbiamo fatto il bonded di Jack Daniel del numero 7, che è tutto un altro whisky, faremo l'altro bonded del triple mesh, ci ha dato il sample. E quindi ci siamo divertiti, abbiamo bevuto tutte cose molto molto interessanti, speriamo di essere stato di spunto per voi per capire un po' di più il Blossom, abbiamo fatto i Biki Blossom con il buon Ghezza. Ghezza in kimono, mica Ghezza in giacca e cravatta che oramai è regalato. Ringraziamo Walter Gosso che è stato uno degli ultimi a venire a registrare con noi, abbiamo raccontato Glen Canna. Si trovava. E abbiamo raccontato il Glen Canna a 17 anni. Pallini con il Daphne, vincitore tra l'altro. Sì. Vincitore, è stato interessante raccontare tante cose belle. Sì. Abbiamo fatto 16 video, 17 sì, anche video. Forse qualcosa di più. Sì. Il buon Andrea Morisco con il suo Longmore, tutta la nuova, insomma, i nuovi imbottigliamenti. Anche i Cosmateschi non ce ne vorranno. No. Abbiamo veramente, veramente interessanti. Sì. Che dire, c'era anche un'altra serie molto carina, Red qualcosa, che aveva Diego, e quella la faremo con lui. Magari, la faremo con la lui, proporremo. Sì, la proporremo con un bottigliatore. Un bottigliatore, una nuova importazione di whisky. Sì, tra l'altro, sembra molto interessante. Sembra molto interessante perché sappiamo attraverso uno dei nostri fan che ha già acquistato delle bottiglie, si è già innamorato. Un follower che di whisky ne beve. Se sai il nome, dillo, tanto la moglie non ci sa. Alessandro Roppo. Alessandro Roppo ha già provveduto, ha già fatto spesa. Per cui se Alessandro Roppo compra, Alessandro, se dobbiamo tagliare diccelo, noi tagliamo, E cazzo aggiungere bagno di folla anche per lo stesso festival, hanno fatto tanta gente sia sabato che domenica. Un taxi nella fontana a fine serata e meno male che non l'abbiamo visto in giro per i locali no. durante lo Whisky Fest, la preoccupazione era: mi quanto ha bevuto questo che è finito dentro la fontana? No, era un tassista che per i fatti suoi si era perso, era proprio sbagliato. Bevete poco, bevete bene, bevete insieme, bevete ai festival dove c'è tanta scelta. Alla prossima, ciao. Gunslinger, deathbringer, in your black vest.